Una folla gremita questo pomeriggio ha colto il feretro di Augusto Schioccola, il ragazzo di 19 anni che lo scorso venerdì è deceduto a causa di un tragico incidente stradale sulla provinciale 5 che conduce da Fossombrone a Ghigliardino e a Sant'Ippolito. La 500 condotta da Augusto, che veniva da Borgo Sant'Antonio, è sbandata fuori carreggiata, percorso un ampio tratto sul campo erboso sulla destra e poi è rientrata in strada andando a invadere l'altra direzione di marcia, sbattendo violentemente contro una quercia presente in quel tratto della provinciale. I funerali si sono celebrati nella chiesa parrocchiale di Pian di Rose con una messa presieduta da Don Bruno Storoni. Non ci sono parole per dire quanto Augusto era buono, era bravo, era radioso, era sorridente, era amichevole e con tutti e sempre. Posso continuare a dire che veramente un'anima giusta, ora è nelle mani di Dio. E Dio è vivo. E allora Augusto vive in Dio. Il suo sorriso non si è spento. I parenti e gli amici più stretti poi si sono riuniti dando l'ultimo saluto ad Augusto, ricordandolo per la sua grande umiltà, per il suo umorismo e un carattere sempre positivo ed allegro, pronto a sdrammatizzare e trasmettere un sorriso per dire che la vita va vissuta e che a volte bisogna ridimensionare tutto. Il suo modo di affrontare il calcio, la sua grande passione, da come ci racconta il suo allenatore della Forza Impronese Rosati, era uno specchio della sua personalità. Per lui la partita era intesa come un'occasione di divertimento e di gioco, ma sempre rivolgendo un'attenzione per il prossimo, in particolare per i suoi compagni di squadra. Figlio unico, avrebbe compiuto 20 anni a giugno. Il ragazzo lascia la madre Alessandra e il padre Gianni.